ho visto il quartiere nascere a via Raffaele Ricci. Al 68 la chiesa non era ancora così com'era, stava sotto alla casa colonica. E dove sta lo spazio delle macchine lì c'era una fabbrica, Colicini, facevano le mattonelle. Alcuni palazzi non c'erano ancora, quindi i ragazzi, ho visto il quartiere nascere, i ragazzi all'epoca tagliavano i capelli, facevano i capelli sul mio cavalluccio, mi hanno portato i figli, i nipoti, insomma una grande generazione. Poi abbiamo fatto queste festività via Ricci per i mondiali, per la Salernitana, e quindi si ricordano tutti questi ricordi belli. Per me questi 50 anni è una soddisfazione avere tutti ancora clienti da 50 anni che mi seguono, proprio perché l'amore e l'amicizia che c'è tra di noi. E poi non parlo di andare, sono stato il primo a Salerno a creare questi tagli particolari con i disegni. Quando fu Batman fu un grande successo. Ancora oggi vengono ragazzi apposta per avere un taglio particolare per qualche festa particolare.